In un universo dove ogni sorriso e ogni abbraccio è condiviso con milioni di follower, cosa si nasconde dietro l'immagine di coppia perfetta dei Ferragnez? Non perdete il nostro video di Onda Virale, dove sveleremo il retroscena di una storia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Tra voci di corridoio, decisioni notturne e un futuro incerto, vi porteremo nel cuore della tempesta che sta scuotendo il mondo del gossip. Rimani con noi fino alla fine per scoprire se in questo intricato labirinto di emozioni e strategie esiste ancora una via d'uscita per Fedez e Chiara Ferragni. Iscriviti ora al nostro canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere tutti i nostri prossimi contenuti. Nel cuore pulsante dell'alta società digitale, un dramma amoroso si consuma sotto i riflettori del gossip. I Ferragnez, la coppia che ha fatto sognare, ridere e persino piangere migliaia di follower, si trova ora in un vortice di speculazioni e sussurri. Quando finisce male un amore, non è solo il titolo di una canzone, ma la realtà che Fedez e Chiara Ferragni stanno vivendo. Un amore che, come un castello di carte, sembra vacillare sotto il peso di notti insonni, segreti sussurrati e decisioni drastiche. Il mondo del gossip è in fermento da settimane, con l'attenzione tutta rivolta sulla crisi dei Ferragnez. Da Gospia ha acceso la miccia con lo scoop di una presunta rottura, e da allora è un susseguirsi di congetture e voci di corridoio. Grazie ad un articolo di Alberto Dandolo, ci immergiamo nel dietro le quinte di una vicenda che contrasta con la versione ufficiale, secondo cui sarebbe stato Fedez a fare il grande passo, lasciando il tetto coniugale. Ma c'è di più. Già mesi fa Chiara avrebbe contattato un avvocato divorzista, segno che i dissapori non sono nati dall'oggi al domani. Alti e bassi, come in ogni coppia, ma amplificati dai riflettori della fama e da sfide inaspettate, come la malattia di Fedez, che per un tempo ha messo in ombra ogni divergenza. Il 2023 si è rivelato l'anno più buio per i Ferragnez, con il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo che ha scatenato tempeste emotive. E poi il Pandoro Gate, la depressione, i problemi di salute. Ogni tassello sembra allontanare sempre più Fedez da quel clan Ferragni a cui un tempo sembrava indissolubilmente legato. Il punto di rottura sembra essere stato il coinvolgimento di Fabio Maria D'Amato, manager di Chiara Ferragni, specialmente dopo il cosiddetto Pandoro Gate. Fedez avrebbe richiesto il licenziamento immediato del manager, ma l'intransigenza di Chiara in difesa di D'Amato ha soltanto acuito le tensioni in un rapporto già precario, innescando un'escalation che ha ulteriormente deteriorato i loro legami. Sebbene nelle ultime interviste Chiara confermi la realtà della loro separazione e del periodo doloroso che sta affrontando, emergono sprazzi di speranza. Pare infatti che i due si ritrovino spesso in incontri notturni, come se in quel viottolo stretto verso la pace ci fosse ancora spazio per entrambi. Caro spettatore, cosa ne pensi della situazione dei Ferragnez? Riusciranno a trovare una soluzione e a superare questo difficile momento insieme? O è davvero la fine di un'era? Condividi le tue opinioni con noi e discutiamone insieme. Non vediamo l'ora di leggerti! E non dimenticare di lasciare il tuo like sotto al video e di iscriverti alla nostra community. Un piccolo gesto per te che è un grande gesto per noi e te ne siamo davvero grati! Cosa ci riserverà il futuro dei Ferragnez? Una terza gravidanza o l'epilogo di una storia che ha fatto sognare? Rimangono i segreti, le speranze e forse la possibilità di un nuovo inizio. Resta con noi per non perdere nessun colpo di scena in questa intricata saga d'amore e di potere, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Grazie e a presto!